Auto Digest, stiamo provando una vettura per noi eccezionale, è la Volvo V90 Cross Country, l'erede della prima station wagon alta, perché ricordiamo che è stata proprio la Volvo a lanciare questo segmento, dopo l'hanno seguita Audi, Mercedes e tante altre, però la Volvo è stata la prima Cross Country, cioè una via di mezzo fra il SUV crossover e una station wagon. Con trazione integrale, ovviamente a controllo elettronico come tutte le auto moderne, e motore 2 litri turbo diesel, 4 cilindri, ormai la Volvo come sapete ha solo 4 cilindri 2 litri, nella versione da 190 cavalli, c'è anche la più potente da 235, abbiamo voluto provare la 190 perché dovrebbe consumare qualcosina in meno e a livello di coppia e di fruibilità non cambia molto, cambia ovviamente nello spunto. Ma adesso andiamo a vedere come va in questa prova che faremo di circa 3000 km. Il nostro viaggio è iniziato a Milano. Siamo partiti di mattina presto per raggiungere la Puglia e già in città abbiamo goduto dell'elasticità di questo motore, l'ottimo cambio Gertronic a 8 rapporti, è splendido, morbido e in autostrada la vettura viaggia con una sicurezza assoluta, con un sistema di guida assistita già molto evoluto che permette, tenendo le mani sul volante, di viaggiare col cruise control adattativo e la tenuta di carreggiata automatica, la frenata automatica eventualmente, insomma, in massima sicurezza con un comfort magnifico, tanto che siamo arrivati in Puglia, ecco qui Polignano a mare, assolutamente riposati e in poco tempo, pur rispettando il codice della strada con i limiti e il tutor autostradale. In Puglia abbiamo apprezzato, sulle strade non sempre asfaltate magnificamente, un'ulteriore volta, il comfort della vettura. Con la trazione integrale si percorrono le curve anche più scivolose in assoluta sicurezza, perché l'intervento della trazione posteriore è assolutamente immediato, e soprattutto anche con i 190 cavalli la coppia permette riprese notevoli, veloci anche nei sorpassi. Insomma, una grande routière, veramente una macchina adatta per grandi vacanze, anche perché poi sappiamo che il bagagliaio è immenso, come in tutte le Volvo Station Wagon. I sedili e la posizione di guida ottimi, naturali, a comando elettrico in questa versione. Una cosa stranissima, questa vettura non ha l'apertura keyless. È un optional, ma nelle versioni attuali è compreso nel prezzo. Ovviamente ci mancherebbe in una vettura di questo livello. La Cross Country è una vettura alta, quindi abbiamo anche affrontato dei percorsi dissestati del leggero fuoristrada, dove abbiamo trovato la trazione ancora una volta magnifica. Permette anche di arrampicarsi dove altre vetture normali assolutamente non possono. E diremmo anche di affrontare, non l'abbiamo fatto ma ha mostrato di poterlo fare, delle salite, dei percorsi anche abbastanza impegnativi per una vettura stradale. Insomma, una vettura magnifica, tutto fare. Onore alla Volvo per questa Cross Country. Comodo anche la visuale a 360 gradi della telecamera centrale, perché permette soprattutto in fuoristrada, nonostante la mole della vettura che è quasi 5 metri di lunghezza, di districarsi bene e di osservare gli ostacoli anche come pietre e massi che possono essere nascosti. Questo in fuoristrada, ma in città anche i panettoni che spesso rovinano le nostre fiancate. E quindi il grande display centrale che comanda tutte le funzioni dell'Hi-Fi
A proposito, c'è un hi-fi fantastico che permette di riprodurre persino l'auditorium di Stoccarda, la sala concerti. Insomma, ci si può anche fermare e ascoltare un bel concerto come se si fosse in platea. Gli interni, come si vede in queste immagini, sono al massimo del livello. È una ammiraglia, quindi materiali pregiati, soprattutto grande ergonomia, spazio e grande razionalità svedese, senza troppi fronzoli. Come i mobili moderni svedesi fin dagli anni 70 sono essenziali, ma la qualità è innegabile. Comunque si sta a bordo benissimo, come nelle più grandi ammiraglie. In questa versione abbiamo anche il tetto apribile, che permette, quando ci sono i paesaggi, di godersi anche palazzi d'epoca, eccetera. Ricordiamo che il tetto apribile permette proprio questo, più che altro. Oggi con i condizionatori la reazione interna ormai è garantita, vero? Posteriormente c'è un divano, non è un sedile. Insomma, qual è il difetto di questa macchina? Ma abbiamo trovato lo sterzo un po' lento nel ritorno e poi obiettivamente il consumo. Ecco, la mole e il motore forse potente col turbo non permettono consumi proprio ridotti, insomma 9 km e mezzo con un litro.